Buscetta sbarca in Italia nel 1972 con l'accusa di aver trafficato in droga insieme a quel Giuseppe Catania frequentato in Messico e a quel gruppo di ex marsigliesi detenuti con lui in Brasile. In un deposito blindato, la polizia brasiliana aveva scoperto eroina purissima per 25 miliardi, valore del 1972. E Giuseppe Catania aveva indicato Buscetta come la mente del gruppo. Il processo a suo carico viene istruito a Salerno e la richiesta del PM è di 13 anni. Buscetta negherà sempre la sua partecipazione al traffico di droga, ma questo non gli eviterà di essere condannato in Italia ad 8 anni di reclusione. Poco dopo l'arrivo in Italia viene assegnato al carcere del Luciardone a Palermo. La traduzione da Roma viene effettuata dal colonnello Giuseppe Russo dei Carabinieri, l'uomo che al dire del Buscetta lo aveva fatto seguire nel suo viaggio attraverso la Svizzera fino a Catania per trattare la partecipazione della mafia al golpe borghese. Insieme al colonnello Russo è presente Bruno Contrada che lo avrebbe accolto con queste parole: «Senti Buscetta, secondo me i brasiliani hanno fatto benissimo a torturarti. Quelli come te se lo meritano. E anche qui dovremmo fare lo stesso. Dovremmo torturarti. E smetteresti anche di fare il grande». Durante il tragitto in treno, Buscetta mantiene il fare del grande boss che non si piega alla legge. Arrivato al carcere del Luciardone, con quella faccia nuova dovuta alle plastiche, trova altri grandi capi come Bontate, Calò, Badalamenti. Alcuni detenuti in cella di punizione perché trovati in possesso, a loro dire, di ritagli dei giornali allora vietati. E qui Buscetta ha un'intuizione, comprende quello che non funziona nel rapporto carcerario fra boss, detenuti e direzione carceraria. Si ritaglia quindi il ruolo di gran mediatore tra le varie esigenze, barattando condizioni migliori per i carcerati, con la promessa di evitare evasioni e rivolte di chi che sia. In questa funzione di equilibratore del mondo carcerario, Buscetta vede crescere il proprio prestigio personale, oltre ad ottenere privilegi di ogni sorta. Riesce in poco tempo a migliorare la condizione generale dei detenuti, cosa mai riuscita ai boss precedentemente carcerati, quasi un sindacalista mafioso. Ottiene per tutti carta da lettere, buste e penne per scrivere alle famiglie, nonché i quotidiani, le lamette e il sapone da barba. Una delle contropartite ottenute per sé da Don Masino è quella di vivere praticamente in infermeria, avendo libertà di ricevere chiunque voglia, avvocati, parenti, malavitosi, addirittura latitanti. Organizza anche un'evasione con tanto di elicottero e pilota acrobata, perché le evasioni non dovevano farle gli altri, mica lui, ma gli va male. Racconta Buscetta di Badalamenti al Luciardone. Quando eravamo detenuti insieme al Luciardone, durante gli anni 70, stavamo insieme tutto il giorno in infermeria. In quegli anni, i boss stavano sempre in infermeria. Eravamo liberi di girare come volevamo. In carcere, Badalamenti parlava sempre di avvocati, della sua difesa, delle prove raggiunte contro di lui e diceva che lo tenevano carcerato ingiustamente. Non sopportava la vita del detenuto, anche se era molto rispettato anche lui. Un po' meno di me, devo dirlo. Sono gli anni, quelli dal 73 al 77, in cui la mafia organizza in modo industriale il traffico di sigarette, moltiplicando la propria ricchezza. Vengono cooptati personaggi come Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina e Michele Zaza, trafficanti di sigarette fatti entrare in Cosa Nostra per essere gestiti direttamente dai mafiosi. Ora, i nuovi mafiosi arrestati puntano alla corruzione per mantenere i propri privilegi. Le loro casse, ormai opulente, glielo consentono. In carcere arriva di tutto: camicie di seta, cibarie di ogni genere e tipo, viene addirittura predisposta una stanza per cenare insieme, tavolate di 30-40 persone che degustano prosciutto e pesce. Sapevano tutti che mangiavamo tutto assieme perché, diciamo, avevamo una grande sala fatta, diciamo, a stanza da pranzo con i frigoriferi, il tavolo, le sedie, i coltelli, tutto, insomma.
Quando è venuta l'ispezione da Roma, a me mi hanno trovato una chiave in tasca di una cella che era fatta a magazzino con le paratie, diciamo, e quello che hanno trovato, insomma, tutti bottiglie di champagne, di whisky, formaggi francesi, insomma. Però i personaggi che c'erano allora erano tutti personaggi importanti, diciamo. La regola è che in carcere, tra boss, non ci si tocca, si vive insieme. Eventuali controversie saranno risolte fuori dalle mura carcerarie, per evitare ripercussioni trasversali della direzione. Ma nonostante il crescente prestigio mafioso, anzi, forse proprio per questo motivo, Buscetta continua a passare gli anni nelle patrie galere. Da una parte, i Bontate, gli Inzerillo, i Greco di Ciaculli, amici di una vita e probabilmente complici anche nel narcotraffico, non si spendono adeguatamente per lui. Mentre i corleonesi preferiscono largamente che alla guida del mandamento di Porta Nuova vi sia il mansueto Pippo Calò, anziché l'ingombrante e più carismatico Buscetta. Quel Calò che aveva cercato di mettere fuori Don Masino dalla famiglia di Porta Nuova per la questione delle molte donne del Buscetta. Nella sua vita ci piacevano le belle donne, insomma, non è, e tanti lo criticavano perché lui, insomma, era questo modo suo fare che affascinava, insomma, le donne. Un Buscetta libero potrebbe entrare nella commissione mafiosa dalla porta principale e sarebbe certamente di ostacolo alle mire espansionistiche di Riina. Dei suoi incontri a Lucerdone coi Corleonesi, Buscetta parla di Leoluca Bagarella. Secondo me Bagarella non appartiene alla categoria dei comuni mortali. È un uomo con disturbi psicofisici. Ricordo che ci trovavamo a Lucerdone, che giocavamo tutti a pallone, ma lui non sapeva giocare. Nessuno di noi era un Baggio o un Ronaldo, ma lui era davvero negato. Per dare un calcio a pallone, lo dava contemporaneamente con tutti e due i piedi. Incredibile. Faceva un saltello, lanciava le gambe in avanti, a piedi chiusi. L'ho visto coi miei occhi. Questo mi dice che deve esserci qualcosa che non va nel suo cervello. Con gli altri detenuti aveva un comportamento schifoso. Sono stato carcerato con lui per qualche mese ed eravamo sempre in infermeria, in un posto dunque molto ristretto. Per tutto quel tempo riuscimmo a malapena a dirci buongiorno e buonasera. Non abbiamo mai intrattenuto nessun discorso. Sentivo nei suoi confronti un'avversione incredibile e sentivo che l'avversione era ricambiata. Ho letto poi le dichiarazioni dei pentiti. Bagarella ha ammazzato tanta gente solo con le sue mani. È con i piedi che non è granché. Inizia in questi anni anche una grave crisi economica di Don Masino, tagliato fuori dalle rotte dei traffici. Un re in cella ma senza soldi. Nel 76 sua madre muore all'età di 92 anni, perfettamente lucida e cosciente. Buscetta rifiuta di andare ai suoi funerali perché le autorità penitenziarie autorizzano la sua partecipazione alle esequie solo in catene. Nei colloqui in carcere, Spadaro, Inzerillo, Riccobono lo vogliono a capo della famiglia di Porta Nuova, al posto del Molle Calò. Gli anni cruciali per l'ascesa corleonese sono quelli dal 75 al 78, quelli dal sequestro Corleo, suocero dei cugini Salvo, vicinissimi a Bontate, fino all'omicidio del colonnello Russo e dalla messa fuori gioco di Gaetano Badalamenti e Giuseppe Di Cristina. È nel 77 che Buscetta viene inviato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel carcere dell'Asinara. In un colloquio con il direttore del Lucerdone, pare che Dalla Chiesa abbia detto: «Allora è proprio vero che al Lucerdone comanda più Buscetta che lei, e che è lei a rivolgersi a lui per ottenere obbedienza dai detenuti». Dall'Asinara Buscetta viene spostato a Regina Coeli, dove, sospettato di fomentare una rivolta, viene spedito al carcere di Cuneo. Inizia un'altra fase della storia di Don Masino, quella più misteriosa.